Dr. Voice, sempre sulla camera, come sempre sulla crosta dell'onda, sulla crosta del... Questa la teniamo perché l'emozione di parlare con le persone famose capita sempre. Io dal mio passato so che in Inghilterra, dove ho suonato parecchio, sentivo te che mi dicevi dei nomi stupendi di posti eccezionali. Praticamente a Londra sono stato diverse volte in molti locali e mi sono veramente divertito, perché comunque sono andato a Londra, sono andato nelle radio. Però non ti saltano addosso. Qua ti saltano addosso. Qua sì. Qua sono io. Invece là la gente è un po' più fredda, vuole conoscerti un attimo. Però ti guarda, quello che la mia esperienza è, tu sei così. Sei là e loro ti sono a guardare te. Magari non ti saltano addosso come in Italia, perché in Italia appena ti ho visto dalla console sei sceso giù. Ti stavano mangiando. A Londra, là invece ti seguono. A Londra ti seguono perché comunque si immedesimano molto nella musica e c'è anche da dire questo, l'italiano viene visto un po' sei così. Sei il marfione. Non sei proprio ben visto, però dopo che gli fai assaporare la musica fatta bene in un certo modo, cercando di dare il massimo, sei un pianista. A fine serata... Sei un pianista. Anche a Londra ti vedono come un pianista. L'italiano è bene o male quello che sa suonare la chitarra. Quello che vedo io sa suonare un piano. Tu suoni il piano. Io suono un piano. Quindi sei un musicista. Sì, praticamente io ho iniziato con un pianoforte in casa. Era, come ho scritto anche nella biografia, alcuni possono dire la mia biografia può essere montata. Tutti dicono hanno iniziato a 12 anni, 15. Sì, ho intraletto qualcosa, non volevo entrare nella tua biografia perché sennò sembra che ti ho letto le domande prima. Però anch'io ho visto 12 anni. Sembra montata? Non lo è, dai. Non lo è. Sembra montata, però io devo dire, col pianoforte ho iniziato all'età di 6 anni. Col pianoforte ho iniziato pian piano dalla prima nota a fare il primo, chiamiamolo, concertino. Obbligato o obbligato? Papà, no. Mamma, suona, fai i compiti o tu... No, ma è stato obbligato, perché se devo essere realista, non mi hanno mai obbligato perché i compiti non li facevo. Quindi... Chi li fa? A questo punto, sai, lo sguardo alla... Chi li fa i compiti? No. Non li ho mai fatti, però non posso dire questo davanti a una telecamera perché sennò... Non ascoltate, non lo... Tagliamo. Tagliamo. Al momento sei suono. Tu sei il suono. Ragazzi, lui è Dr. Voice. Ciao ragazzi, da Insomnia TV.